Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti amici. Allora, prima di iniziare, 18:20, 18:20, entriamo su Twitch che andiamo a vedere Verona o Napoli, cioè speriamo che almeno le altre pareggino. Cioè, perlomeno ci dà morale che non perdiamo punti comunque sulle nostre concorrenti. Due li ho presi, due pareggi e due under li ho presi. Parma e l'Empoli li ho presi. L'avevo detto in là, avevo detto X. Non avevo, avevo detto 0-3 l'Inter e 4-1 il Milan. Gol di Morata. Il gol di Morata l'ho preso. La partita, naturalmente, è andata come deve andare. Per le magliette, ragazzi, mi scrivete sempre in tanti. Queste qua le trovate su Checalcio. Maglie allenamento. Maglie allenamento, trovate queste maglie qua. Maglie allenamento. Facilissimo, con 59 euro vi regalano una maglietta, 159 euro 3 magliette, 99 euro 2, 200 euro 4 magliette, 199 per la precisione, sconto Alex, 10%. Allora, volevo parlare un attimo con voi in maniera adesso, l'arrabbiatura. Allora, sapete come mi sento oggi? Mi sento come il giorno dopo che la sera prima mi aspettavo di trombarmi la più bella della compagnia e se l'è fatta il mio amico mi sono dovuto trombare un cesso. Giusto per tenermi a galla, mi sento un po' così, capito? Che ti svegli vuoto, è passato l'alcol, è passato tutto, ti senti vuoto, non vuoi neanche più vederla questa qua, perché quanti di voi è capitato di andare a ballare che quelle, dopo il terzo o quarto gin tonic o vodka lemon, vi ritrovate che quelle brutte diventano carine quelle, e quelle carine sono delle fighe, e quelle no, quelle cesse, scusate, diventano carine. Quelle carine e belle, quelle belle sono delle. Con quelle belle sono delle superstar. Quante volte è capitato, ragazzi? L'alcol trasforma sia se stessi che gli altri. Comunque, parliamo adesso, vediamo un attimino i problemi. Vediamo di rasserenarci un attimo, almeno provare a farlo. Gli alibi, colpevoli, futuro e obiettivi. Ragazzi, non perché ho dato il Milan primo su una cosa di entusiasmo, vuol dire che nel mio cuore lo spero veramente. Ok, non perché abbiamo iniziato male, ma si sa che per arrivare primi bisogna fare un'impresa. Bisogna fare un'impresa per arrivare primi. Vedendo ieri, è De Drio che dobbiamo guardare, quindi con qua in vento, indietro che dobbiamo guardare, non davanti. L'è De Drio che dobbiamo guardare, in Drio. Non davanti, perché la scalata è molto lunga. Partiamo dai colpevoli. Le colpevolezze le do alla società, lo sapete subito. È inutile che si processano i giocatori singoli. Calabria, fischiarlo. Fischiarla, bestemmiarli dietro. È una vita che lo facciamo, non è servito a farlo migliorare. Vi rendete conto che Calabria prende 2 milioni e mezzo a stagione, che è capitano del Milan ed è lì da tanti anni? Vuol dire che se ha uno stipendio così medio-basso per un giocatore di valore. È questo, ma lo sapevamo già. Lo vedi un cieco che Calabria è il primo che già vederlo con la fascia al braccio ti fa venire i brividi. Io capisco se entra Magnan con la fascia al braccio e questo. Cioè, il capitano deve rappresentare la forza di una squadra. Deve rappresentare la forza di una squadra. Soltanto quando ti favo il Manchester c'erano i gemelli Neville come capitano, ma c'avevano un arsenale che erano i meno forti. Che erano il Pessotto della situazione, per fare un paragone stile Juventus. Per fare un esempio. È normale, ragazzi. Comunque, a parte questo, è inutile che ce la prendiamo con Calabria. È inutile che ce la prendiamo con Ciaola. Aveva visto pure un cieco che era mediocre. C'è la curva, se la prendono con la curva, cosa deve fare la curva? Deve andare lì a fischiare dalla prima giornata? Cosa deve fare? Cioè, imbarazzanti, che io ho parlato con il mio amico Andrea Lia, che era allo stadio, mi ha detto, Ale, il primo tempo non siamo scesi in campo, eravamo completamente sulle gambe, c'è da capire questo, come mai erano sulle gambe che nelle amichevoli sembravano dei leoni, non abbiamo giocato contro nessuno, oppure non lo so io, perché eravamo completamente impacciati. Che Jovic, con Jovic giocavamo in 10, ce la prendi con Jovic? No, io me la prendo con chi le ha dato la maglia, la gloriosa maglia da passare da Van Basten Inzaghi a Jovic un attimo. Jovic non sa difendere un pallone, sa soltanto segnare quando le arrivano i palloni in area, ma se no giochi in 10.
Perché non volevo più Giroud? Perché me lo sono fatto di giocare in 10. Ce l'avevamo l'attaccante Taremi, ce lo siamo fatti scappare. Ce l'avevamo l'attaccante Thuram, l'avevi lasciato alla concorrenza. Ce l'avevamo il centrocampista, che era ottimo per fare sia l'interno che era Frattesi, l'abbiamo lasciato alla concorrenza. E c'è alcuni che mi difendono ancora la società per il lavoro svolto. Ve l'ho detto che Pavlovic, se va male, è un problema grosso. Sono cazzi da cagare. Dobbiamo pregare, chi preghiamo di solito, perché Pavlovic sia buono. Non sappiamo ancora che colpe do a Fonseca. Uno, che non gli ha insegnato a marcare, perché la partita con Zapata, col Torino, doveva andarlo a prepararla su Zapata e su Bellanova, che sono i due che hanno buoni, perché Bellanova è veramente un ottimo terzino. Cioè, Bellanova sembrava tre Calabria ieri. Sarà Mecker l'ha fatto impazzire, sarà Mecker completamente fuori posizione. Un Vicente Hernandez non abbiamo mai preso, o promuovi Jimenez da primo, perché sarà Mecker non può fare, io ho sempre detto, al massimo terzino. Ma è una situazione di totale, scusa, hai provato tutto l'anno Terracciano terzino, perché ha fatto cagare nell'amichevole, lo dico pure io che sono, è un mio pupillo Terracciano, che penso che alla fine, non so se lo terranno per le liste o meno, anche la cosa delle liste, ragazzi, una squadra che non è stata programmata bene. Sulle liste non ci abbiamo neanche pensato. E la cosa delle liste non l'ho ancora capita, chi deve andare a rimanere cosa. Su Reinders mi avete detto che non capisco niente di calcio, spero di darvi ragione. Su Reinders, tutti, è entrato Reinders, ha cambiato la partita, ma se l'ultimi, prima degli ultimi 6 minuti che ha fatto un tiro che era nella bandierina del calcio d'angolo, ha preso un tunnel che abbiamo perso il terzo gol, cazzo, che si è fatto fare un tunnel, è saltato via netto, neanche, non, è talmente lento che non è riuscito neanche a far fallo, perché Morata, avete sentito cosa ha detto? Per vincere le partite bisogna fare i falli anche, bisogna essere cattivi. Non riuscivamo a fare un fallo perché abbiamo avuto lo stesso identico problema di dove avevamo finito male e abbiamo ripreso peggio, che eravamo talmente lunghi che non riuscivamo neanche a fare il fallo, eravamo sempre in controtempo perché eravamo lunghi, cioè avevamo 5-6 metri sul nostro avversario. Su una squadra corta 5-6 metri non ce li hai mai, non ce li hai mai di svantaggio i 5-6 metri sull'avversario se giochi con una squadra corta. Cazzo, eravamo lunghissimi, è questo che mi ha fatto incazzare di Fonseca. Non puoi, allora eravamo lunghi eravamo lunghi senza neanche andarli a prendere. Posso capire che siamo stanchi, sei lungo, quando li vai a prendere rimani un po' sfilacciato, ma tu non puoi essere lungo sulla fase che non li vai neanche a prendere, che li guardi mentre loro tranquillamente palleggiano. È lì che la preoccupazione che li ce l'ho su con Fonseca, che abbiamo fatto grossi passi indietro rispetto a quello che si era visto durante le amichevoli, però contro chi vi giocate c'è anche da lì dire. Torino, ragazzi, non ha preso nessuno quest'anno. Zapata già lo conoscevamo, io non posso vedere che sul gol siamo andati, dopo lo vediamo in live, perché prima facciamo la live alle 18:20 su Twitch e poi andiamo su YouTube stasera, che analizziamo i gol stasera, analizziamo tutta la partita a mente serena adesso. Beh, serena mica tanto, perché l'incazzatura c'è sempre. Hernandez è completamente fuori condizione, ma completamente fuori condizione. Questo qua ringraziamo gli europei inutili. Leao, ragazzi, Leao è una cosa di concentrazione quella, perché tu non mi puoi tirare in curva dalla rietta piccola, spararmi in curva quel pallone. Questa qua è una cosa grave, cioè molti non ci fanno peso, ma questa è una cosa grave. Aveva tutto il tempo per me, poteva fare quello che voleva e non era neanche marcato. Questa qua è una cosa di concentrazione, la concentrazione ti manca. Posso ripensare ai dischi che devi pubblicare, che è una voce che fa cagare. Pensa a giocare a pallone, gioca a pallone, pensa a giocare a pallone. Pensa a giocare a pallone, Leo, pensa a giocare a pallone, che è meglio. Ibra scandaloso, osceno, come ho detto io stamattina, gente ancora porta rispetto, ma per chi? Semmai è Ibra che deve portare rispetto a noi, che non lo voleva nessuno. Noi dall'America l'abbiamo fatto tornare qua, signori. Ibra l'abbiamo fatto tornare, è lui che deve portare rispetto a noi, più che noi a lui, perché Ibra sta sui coglioni a mezzo mondo. Gli unici che gli abbiamo dato amore siamo stati noi, e ha vinto scudetto ovunque. Quindi il titolo del video anche, analisi colpevoli, è Ibra che deve portare rispetto a noi, non noi a lui. Perché a parte farci vincere uno scudetto sul campo profondamente pagato che ha fatto il suo coso, noi ci abbiamo creduto in lui, che poi ci abbia fatto vincere uno scudetto per tutto, per mentalità, per forza in campo, per valore in campo, per tecnica, che comunque con uno tecnicamente con lui diventa più forte, se uno normale con lui diventa più forte, è un discorso. Ma è lui che ci deve portare rispetto a noi. Perché senza di noi, so che lui vive serenamente perché più lo odi più gode, perché è un narcisista. Credetemi.
che se dovesse andare via, la prima bottiglia la stoppo io, torno a bere per un giorno. Ok, perché ragazzi, questo qua vuol far, mettetevi in testa che vuol farla attore un domani. E chi se non meglio di farsi un amico di Hollywood, perché questi qua lavorano tutti però con Hollywood, hanno tutte conoscenze lì in quell'ambiente di merda lì che gli americani non li posso vedere, perché è tutta una finzione, la vita americana è tutta una finzione. È tutta una finzione, sono stato io là, è tutta una finzione. Comunque, sono attori, sono proprio attori, sono. Ecco, loro gli vanno bene gli sport come la pallacanestro, come il rugby, che vanno lì per un teatro, per il baseball, capito? Ma calcio è un'altra cosa, il calcio è passione, cuore è un'altra cosa, è passione vera, non è finzione. Loro vedono il calcio come finzione, noi il calcio lo vediamo appena ci alziamo la mattina, quando andiamo a mangiare, lo vediamo ovunque. Loro, vinci o perdi, hanno il loro cappellino, con il loro bambino, è bello anche da vedere la cosa, con le famiglie, ma non c'hanno un tras, non c'hanno un cazzo, cioè... Ragazzi, noi il calcio è un'altra cosa, il calcio è un'altra roba. Il calcio, lasciate stare il calcio che non è cosa vostra. Avete fatto un investimento sulla nostra pelle, ok? Ma non continuiamo a difendere una cosa che è indifendibile, però. Non continuiamo a difendere una cosa che è indifendibile, per favore. Perché così è la mancanza di rispetto nei nostri confronti. Poi, detto questo, cosa cazzo volevo dire ancora? Questi qua vi vendono bene a sé. Questi qua vi vendono bene a sé, vedrete se mi direte Rasta c'è ragione, questi qua stanno sperando che arriva dall'Arabia Saudita la clausola per bene a sé, così si ripagano Fofana. E in più, ma se le arrivano con 40 milioni, questi qua non guardano la clausola, 40 milioni bene a sé, si ripagano Fofana e ti vanno a prendere, Kone. Cioè, e rifare totalmente il centrocampo, perché comunque non possono giocare, abbiamo capito che col modulo 2 non possono giocare titolari, né Raiders, né Loftus-Cheek. Se becchi una squadra un pochettino organizzata come quella di ieri, tu prendi due gol a partita. Devi essere bravo a farne più di due, ma tu con questi giocatori che hai a centrocampo. Oggi ho visto Ciccio Graziani. Cosa ha detto? Ha detto, ragazzi, a sto punto ha fatto vedere anche Camarda, doppietta di Camarda. Ha detto, a sto punto fai giocare Camarda, ci dà più soddisfazione, ce l'ha su con Jovic di brutto Ciccio Graziani. Lo metto anche in copertina. Cioè, lo ha visto Ciccio Graziani, non lo vede Ibrahimovic? Che ci manca una punta e servono due centrocampisti. Del stesso discorso che ho fatto io. Samardžić intanto comodamente se ne va all'Atalanta. Comodamente Samardžić se ne va all'Atalanta. Costava 400.000 euro l'ingaggio, tu lo pagavi 2 milioni e era a posto. Gli davi 18 milioni, l'avevi portato a casa. Samardžić, vedrete che bel campionato che fa con l'Atalanta. Cioè l'Atalanta c'è superiore nel mercato che va a prendere Samardžić per sostituire Koopmeijer subito così. Ha preso Retegui che è una merda, ok? Per sostituire Scamacca così. Questo per far capire una società che è a disposizione del mister e una società che invece manda davanti uno a dire stronzate. Manda davanti a uno. Comunque, vediamo un attimino gli alibi di ieri. Ci mancavano 5 giocatori: Theo Hernandez, Pavlovic, Floro Flores, come lo chiamo io, Emerson Royal, Morata dall'inizio, per quelli che abbiamo adesso in rosa, e Fofana. Quindi per 5 undicesimi del nostro scheletro. Non c'erano, ok. Però vuol dire che le riserve che abbiamo non sono all'altezza. Se si fanno male 3-4 persone, noi siamo in difficoltà. Noi siamo in difficoltà se si fa male 3-4 persone. Questo è il punto. Non voglio essere pessimista del turno, voglio essere realista. Voglio essere semplicemente realista. Dopodiché, Tomori l'ho visto un po', ecco, vediamo un pochettino un po' le cose buone. Tomori l'ho visto un pochettino meglio, un filo meglio l'ho visto. Che cazzo c'è ancora da dire? Liberali spero di vederlo presto in prima squadra. Cucuzzeo di ieri, spero che sia stata una nottata da incubo, che abbia sognato non so cosa la sera prima, spero che sia una piccola parentesi brutta da quello che invece deve essere, di quello che noi speriamo che sia. Jovic l'abbiamo visto tutti, cioè Ciccio Graziani, ragazzi, Ciccio Graziani ha detto il Milan non può presentarsi in queste condizioni. Sembrava milanista Ciccio Graziani. Lo vede Ciccio Graziani e non lo vede Ibrahimovic. Speranza per il futuro che i 5 che ho elencato, beh, tornando se ne siamo sicuri, già ne abbiamo nemmeno. Morata l'ha dimostrato che comunque sia un'ottima alternativa. È un'ottima alternativa, ma davanti a Morata ci deve essere un numero 9. Io, il mio pensiero che Jovic sia il 9 del Milan mi viene da star male, mi passa la voglia veramente. Cioè, tutto l'entusiasmo e tutto il brio che c'ho dentro mi va a scemare. Comunque, ragazzi, detto questo, ci vediamo alle 18:20 su Twitch. Chi ha il Prime l'abbonamento gratuito, poi andiamo su YouTube stasera. Ci guardiamo la partita in diretta su Napoli-Verona. Un bacio, ciao a tutti.